Vorrei rimanere solo, Kaldalis. I vostri guerrieri si domandano dove siete. Noi siamo un popolo antico. Siamo rimasti in pochi. E domani dovrò mandarne molti a morire. Se dubitate del nostro valore... No, non dubito certo di quello, amico mio. Dubito delle mie motivazioni. E se dubito io, così faranno loro. Esiste forse causa più nobile che riconquistare la propria casa? Ayur è il nostro passato, ma è anche il nostro futuro. Ayur è la nostra eredità. Anche Leone delle Guerre fa parte della nostra eredità. Nessuno ne va fiero, né lo rimpiange. Agimmo al pari di bestie e quasi non dammo Ayur col nostro stesso sangue. Ma in quel conflitto, il grande Kas ci aprì la mente. Ci portò la gloria del Kala. E ogni nostra emozione, ogni nostro pensiero, divennero una cosa sola. Nel Kala noi trovammo l'unità. Ci risollevammo. Facemmo di Ayur un faro di progresso nella galassia. L'invidia delle stelle. Ma accecati dalla luce del Kala, così convinti di essere nel giusto, ci scagliammo di nuovo sui nostri fratelli. Intendete i Templari Oscuri? Sì. E si scelsero di rifiutare tutto ciò che eravamo. E si separarono dal Kala. Noi li bollammo come eretici. Tentammo di annientarli. Avevamo dimenticato l'unità. E come Leone delle Guerre, quella divisione ci rese deboli. Fummo puniti dal fato per quella debolezza. Fu per la nostra superbia che Ayur cadde preda degli Zerg. Ed il nostro mondo bruciare. Il nostro onore svanire. Innumerevoli vite svanire. In questa invasione verrà versato altro sangue. Cadranno altri amici. Perché noi ci aggrappiamo a un ideale che forse è superato. Mi rifiuto di accettarlo. Non vedete la simmetria di questo momento? Cacciare i Templari Oscuri fu un errore. Ma oggi, già che voi ci avete uniti, combattiamo insieme. Le vite perdute di domani saranno il prezzo del nostro futuro. È facile parlare per uno che non sta per mandarli a morire. Per uno che viene mandato a morire. Sarò fra i primi a spargere sangue Zerg. Sono una Kundelar, la punta della lancia. Una Kundelar? Pochi sopravvivono alla prima ondata. Perché? Perché non conosco onore più grande. Mi sono offerto volontario, così da poter dare la vita per la nostra casa. Perché torni la patria di tutti i Protoss, come un tempo. Voi mi ci avete fatto credere. La patria di tutti i Protoss, come un tempo. Lo sarà, grazie a guerrieri come te. Tornate a bordo, Artanis. Portateci a casa. Kaldalis. La mia vita per Ayur. La mia vita per Ayur. Lo sciame ha devastato il nostro pianeta.
ha fatto di noi un popolo di profughi. Tuttavia, non è riuscito a scalfire la nostra unità. Perché noi siamo vincolati dal Kala, la sacra unione di ogni nostro pensiero ed emozione. Conquistiamo il nostro pianeta e con esso il nostro retaggio. Siamo finalmente alle soglie del nostro destino. Giacché quest'oggi otterremo la gloria che ci spetta. Oggi riprenderemo ciò che abbiamo perduto e riconquisteremo il nostro pianeta. E che la luce del Kala possa guidarci. La flotta d'invasione è pronta. Attendiamo solo il vostro ordine, Gerarca. Dovete fermare subito questa invasione. Zeratul! Templari! Arrestate quel traditore! No! Lasciatelo parlare. La guerra finale è giunta. Amon l'Oscuro ha fatto ritorno. Non possiamo fidarci di questo eretico. Questa invasione ci distoglie dalla vera battaglia che si profila. La furia di Amon travolgerà l'intera galassia. Ricordate che fu la sua interferenza a causare la rovina di Ayur. E porto ancora su di me il peso di quel fardello. Artanis, ho trovato il modo di resistere all'oscurità imminente. Tu devi credermi. Abbiamo dei lunghi trascorsi, noi due, Zeratul. Ma in troppi si sono sacrificati nella speranza di veder sopraggiungere questo momento. Esecutore!
date il via all'invasione. Assediare la rete dimensionale presso Kerrisan. Ben fatto, Selendis. Quando i tunnel dimensionali saranno liberi dall'infestazione, le nostre forze colpiranno all'unisono la superficie di Aiur. I Templari attendono i vostri ordini, Gerarca. Siamo tutt'uno con l'ombra. Guerrieri, Aiur vi attende. Avanzate e riconquistatelo. Molto bene. Per la risposta. Sto inviando dei colossi perché si uniscano le vostre forze. Fatene buon uso, Artanis. C'è una colonia Zerg vicino ai nostri guerrieri. Se possibile, dovremo distruggerla. Molto avveduto. Ben fatto, miei guerrieri. Torniamo alla conquista del tunnel dimensionale. Molto avveduto. Molto bene. Non visti. Veracu. Molto avveduto. Io ti dirò. Selendis, il tunnel è nostro. Trasferite i rinforzi. Come desiderate. Due tunnel dimensionali restano in mano agli Zerg. Preparatevi, fratelli. Andiamo a cogliere la vittoria. E della tenebra gelido è il vuoto. Artanis, questa genia si muove con criterio. Il suo modo di agire non rispecchia quello degli Zerg selvaggi. Dici il vero, Zeratul. Una mano invisibile li guida. Dobbiamo stare in guardia. Molto avveduto. Ci muoviamo.
L'ultimo alveare è caduto. E questa sia la prima di molte vittorie. Aiur risorgerà. Molto bene. Sapete, sono il cuore della tenebra. Intrigante. L'ultimo tunnel si trova davanti a noi. Colpite gli Zerg senza pietà. Sono al sicuro. Le nostre navi si muovono per spostare lo scontro sulla superficie. Mi affido il comando dell'invasione, esecutore. Zeratul, tu e io dobbiamo analizzare meglio gli eventi recenti. Chavi, si è iniziata. Dimmi, amico mio, che cosa hai appreso? Ho assistito alla fine di ogni cosa. Orride legioni di ibridi che distruggevano un pianeta dopo l'altro. Nell'oscurità, a dominarli dall'alto, una forma indistinta. Amon. Eppure hai parlato di un modo per opporsi a lui. Quella visione fu benevola, come se un'antica voce chiamasse da lontano. La stele ancestrale vi condurrà alla speranza. Stele ancestrale? Vidi un lampo di luce che rivelava l'artefatto Xel'Naga sul pianeta Terran di Coral. È quella la stele ancestrale della visione. Le profezie parlano di Xel'Naga contrapposti ad Amon. Alla fine dei tempi. Ritengo che questa stella ancestrale ci condurrà da loro. Ho sempre avuto fiducia in te, Zeratul, ma il peso del comando è davvero opprimente. Talvolta dubito di essere stato davvero pronto per sopportarlo. I tuoi dubbi sono infondati, giovane Artanis. Devi accettare ciò che sei diventato. Se vuoi essere il condottiero di cui abbiamo bisogno. Andrai da James Raynor su Coral e riceverai questa stele ancestrale. Io predisporrò le forze per la guerra imminente. Al tuo ritorno, i Templari saranno pronti. Entaro Tassadar, amico mio. Entaro Artanis, fratello. Zeratul, devi ottenere la stele Xel'Naga da James Raynor. Le mie forze riattiveranno la lancia di Atum, una nave da guerra che si dimostrerà inestimabile nelle battaglie future. Che l'ombra di Tassadar ti nasconda, amico mio. L'accercatore del vuoto è distrutta. Cos'è accaduto qui? Zerg, proteggete il prelato oscuro. I Zerg in questa zona avrebbero dovuto essere sradicati.
Persecutori, raggiungete subito il Nexus vicino e avvertite i nostri fratelli. Devo indagare ulteriormente su questa faccenda. Sarà come desiderate. Il nemico ci circonda. Procediamo con cautela. Molto avveduto. Molto bene. Zeratul, i templari di stanza qui. Non riesco più a percepirli all'interno del cala. Com'è possibile? I vostri simili non possono sparire dal cala. A meno che i cordoni neurali non siano stati recisi. Allora l'impossibile è accaduto. Non riesco più a percepire Artanis. C'è solo un vuoto nel cala dove dovrebbe trovarsi lui. L'ombra si muove contro di noi, esecutore. Artanis è in grave pericolo. Dovete radunare un'armata e trovarlo. Il nostro mastro di fase Karax vi aiuterà a ripristinare questo presidio. Zeratul, salvate Artanis. Sarà come desiderate. Questi zeloti sono stati corrotti. Devono esserci gli ibridi dietro a tutto questo. Agiamo con decisione. Molto avveduto. Vita per Ayur. Vi obbedirò. Per ora. Esecutore Salendis, ho incontrato i Templari perduti, ma sono stati corrotti. È come se fossero posseduti. Salendis! Sono qui, tra le ombre, per Aku. Zeratul, io percepisco la tua presenza. Il Kala ribolle di rabbia e... la mia mente si sta lacerando. Artanis, devi resistere. Stiamo giungendo in tuo aiuto. Le vostre vite non hanno senso né scopo. Io vi darò la salvezza. Amon, il Dio Oscuro è qui. Ayur ha preso il controllo del Kala. I Templari sono caduti. Solo noi Nerazim siamo immuni, poiché i nostri cordoni neurali sono recisi. Spetta a noi fermare questa follia, fratelli. Shozak Mok'Nul. Dobbiamo raggiungere il giovane Artanis. Spero solo che non sia troppo tardi. Le voci, sussurri di oblio, di salvezza. Rafzakal! Adempierò al mio dovere. Come l'onore. Il Kala, furia e rabbia. Non dobbiamo esitare. Dei suoi sussurri. Resisti, Artanis. Non lasciare che Amon ti consumi. Odio senza limiti. Egli ha corrotto il Kala. I tuoi cordoni neurali ti incatenano alla sua volontà. Devono essere recisi.
Perdonami.